Ed eccoci ancora live con le fonti in Sant Focus, l'evento. Allora, stiamo analizzando ancora la situazione politica e non solo, però, insomma, dopo qualche giorno dal voto che ha dato la vittoria schiacciante del centrodestra con la guida di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, se ne stanno dicendo di tutti i colori. Quindi, insomma, stiamo non a caso ascoltando le voci delle firme del giornalismo italiano che tutti i giorni si occupano di questo. Allora, do il benvenuto a Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Pietro, grazie per Grazie. essere con noi, ben trovato, grazie Grazie mille. a voi. Allora, ho detto, se ne stanno dicendo di tutti i colori. Intanto ti chiedo, poi dopo facciamo un po' di domande così flash. Cosa ti aspetti da questo governo? La vittoria, insomma, probabilmente era già nelle attese. Cosa ti aspetti tu? Che cosa potrà dare all'Italia? Innanzitutto mi aspetto che si faccia in dei tempi ragionevoli, che significa 3 settimane. Senza dare un cattivo spettacolo nei litigi dei posti, ovvero sia mi aspetto che ci sia una certa concordia. La Meloni ha parlato del tempo della responsabilità e adesso mi auguro che lo dimostri lei e tutti gli alleati. Temi Dopodiché, che sì, possa, prego. scusami, ti interrompo solo su questo, temi che possa iniziare un po' un balletto dei toto cioè il cosiddetto toto ministri, no? Temi questo, infatti, ci auguriamo di no, non possiamo perdere tempo. Sì, questo è un po' il tema. Non è che io ho paura di questo, però non vorrei che accadesse perché sarebbe un pessimo biglietto da visita. Ok. Secondariamente, noi non dobbiamo aspettarci molto perché i problemi dell'Italia sono tanti e non si risolvono con una bacchetta magica in pochi mesi e non basta neanche una coesione politica per risolverlo, perché qui c'è un paese che deve cambiare assolutamente pelle in uno dei momenti più difficili della storia, con una crisi mondiale sotto gli occhi di tutti, perché come dice il Papa, il conflitto in Ucraina è già una guerra mondiale, perché sta sconvolgendo le economie di tutti e anche gli equilibri mondiali, e con un debito cosmico, che è quello che abbiamo noi, e siamo anche i più indietro nel fronteggiare il caro bollette, sia a livello politico, perché ahimè questo governo che lascia non ha fatto molto se non provare a tappare qualche falla, sia a livello, diciamo così, industriale di produzione dell'energia, perché scontiamo decenni di voluta arretratezza. Sì, poi la stangata delle bollette, insomma, è stata annunciata proprio nelle scorse ore, quindi la soluzione del problema evidentemente non c'è. Speriamo che, ecco, questa è la priorità. La stessa Meloni l'ha detto, l'energia, insomma, è il tema principale. Poi peraltro ci sarà la finanziaria, il periodo chiede proprio delle tempistiche serrate. C'è chi sostiene, perché so che tu sei intervenuto proprio tra le altre cose su questo in altre trasmissioni, che alla fine Giorgia Meloni abbia vinto. Soprattutto perché ha parlato molto di reddito di cittadinanza, cioè ovviamente criticandolo. L'hai definito, dimmi se è una definizione non corretta, uno strumento di controllo della popolazione. Sbaglio? E perché hai detto questo, Pietro? Beh, io credo che sia uno strumento di controllo della popolazione, perché tu, diciamo così, è una popolazione, una parte ovviamente della popolazione disperata, alla quale tu in realtà non offri possibilità di sviluppo, ma offri solo un sostegno, no? È il classico pesce al posto della canna da pesca. E se io ti do la canna da pesca, prima o poi tu puoi anche diventare un pescatore ed essere autonomo. Se io ti do un pesce, e tutti i giorni sarei lì a chiedermelo perché devi mangiare tutti i giorni. E allora con 4 lire, perché sono veramente 4 lire, ti tengo poco sopra la soglia di sussistenza e alla fine, io non voglio parlare di voto di scambio, eccetera, eccetera, ma c'è un annichilimento intellettuale, culturale, morale ed economico della popolazione. E poi ovviamente quando uno è ridotto a uno stato paraumano, fa quello che vuoi tu. Ma il 15% che Conte ha preso, che poi è arrivato molto dal sud Italia, un risultato anche più di quanto potessimo aspettarci, probabilmente anche lui è dovuto a questo, secondo te, al reddito di cittadinanza? Lui nega, però è una parte questo, perché laddove ci sono più redditi di cittadinanza, più alto è il consenso di 5 Stelle, quindi una parte è questo, l'altra parte è il buco enorme che il PD ha lasciato a sinistra, che in parte è andato a Fratoianni, che
dal mio punto di vista, è un politico che non ha molto da dire, eppure ha preso un risultato straordinario rispetto alla sua proposta, e in misura maggiore è andato ai 5 Stelle, perché sai, se manca l'offerta a sinistra, la sinistra si rivolge altrove. È mancata l'offerta a sinistra del PD, no? Ieri la Boldrini è stata contestata dalle femministe comuniste del PD. Mm. Pietro, ti chiedo cosa rispondi, cosa dici a chi parla di fascismo, perché insomma continuiamo a sentire, no? Attenzione, andiamo verso una dittatura, e cioè, tu cosa ti senti di rispondere a chi continua con questo insomma, parlare di fascismo, diciamoci la verità, un po' un terrorismo psicologico, poi ciascuno la pensa come vuole, ci mancherebbe, ma cosa rispondi tu? Beh, io non sono uno storico, però non solo non ci sono le condizioni storiche, ma non è proprio questo l'approccio, no? Il centrodestra non punta, il fascismo è una dittatura che puntava appunto, come si diceva prima, anche al controllo della popolazione. Io non credo che né la Meloni né Salvini né tantomeno Berlusconi puntino al controllo della popolazione, non c'è proprio, nel centrodestra non c'è il minimo afflato verso il fascismo. Lo vedo più dall'altra parte, se vogliamo intendere con il fascismo un regime autoritario che vuole imporre la propria ideologia a tutti. L'ultimissima cosa, Pietro Senaldi, il titolo, ma l'Italia di cosa ha bisogno davvero? Cosa pensi dovrà subito mettere sul tavolo il governo? Se, appunto, abbiamo detto, non possiamo permetterci di perdere tempo, da dove partire? Cosa ha bisogno l'Italia per veramente cominciare a rinascere? L'Italia ha bisogno di liberare le risorse dei propri cittadini, quindi meno Stato, meno burocrazia, meno rotture di scambio. Ok, quindi una situazione più snella, ma questo lo stiamo cercando di, diciamoci la verità, non c'è ancora riuscito nessuno. Il giorno che un governo riuscirà a snellire tutto e a levarci di dosso questa zavorra che è quella che ci fa davvero essere meno competitivi rispetto ad altri paesi, sarà il governo giusto. Quindi speriamo, incrociamo le dita. Certo. Grazie a Pietro Senaldi. Grazie a voi, grazie molto. Buona giornata, grazie a te Pietro per essere stato con noi.